Senti, io dico soltanto che se non puoi fare a meno di immergerti in alto mare, perché non scendi con una bombola piena d'aria? Non una bombola qualsiasi, ma proprio una di quelle fatte appositamente per respirare sott'acqua. Si chiama autorespiratore. Ma non fa per me. E neanche per me, io non faccio immersioni. Il sabato ho da fare cose più divertenti della pesca subacquea. Potresti mangiare del pesce fresco. Io mangio le bistecche, ma non uccido le mucche. Il fatto è che la pesca subacquea si fa senza bombole, chiaro? Perché mai? Perché quando scendi in apnea devi controllare la respirazione, le emozioni. Sei quasi a darmi pari con i pesci. Insomma, anche se hai un fucile, non sei nel tuo elemento e quindi devi mettere in conto che la bella spigola che hai visto ti può sfuggire. Ed eccola qua. Ecco cosa. Hai una filosofia anche per questo. Filosofia? Sì, la tua regola, una sorta di codice non scritto di Sam Hanna sulla pesca subacquea. Io ragiono su quello che faccio e sul motivo per cui lo faccio. No, no, scusa, mi stai dicendo che hai una filosofia sul come e il perché crei nuove filosofie? Sì, può darsi. Ho io una filosofia, quella sul numero di episodi di Magnum PI che mia madre deve guardare. La risposta è uno al giorno. Sapete perché? Perché 5 episodi di fila mi danno la nausea. Tua madre è davvero straordinaria. L'ho vista ieri quando eravamo da Kenzie. Ha un'autentica devozione per Magnum PI. Devozione? Mm-hmm. Devozione? No, no, è molto di più. Ha fatto 1000 telefonate alla ricerca di gente che insieme a lei ne richiedesse la riedizione. Insomma, vorrebbe davvero resuscitare quella serie. Buongiorno, signori. Buongiorno, Nell. Tutti in sala operativa. Nell, tu che ne pensi di Magnum PI? Per me è molto meglio A-Team. Anche per me. Che disgrazia. Ciao, mamma. Ciao, Marty. Devi assolutamente venire subito qui. Qui dove? In ospedale. Che c'è? Stai male? No, sono da Kenzie. Mi scusi, signora, qui non si può usare il cellulare. Sto parlando con un agente di polizia. Il regolamento lo vieta. È una questione urgente riguardante la polizia. Perché non va a svuotare un catetere? No, 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 ma perché dici così? Mamma, è offensivo. È stato sgarbato. Comunque perché un uomo fa l'infermiere, eh? Perché è un medico fallito, ecco tu. Ah, senti, questo è sessista e sbagliato su più livelli. Ha studiato infermieristica. Giuro di averle sentito dire qualche parola, tesoro. Ha pure mosso una gamba. La dottoressa dice che è davvero un ottimo segno. Ma ho anche detto che potrebbe essere l'unico segno. E ha aggiunto che potrebbe avere un totale recupero. Ho detto potrebbe solo se il danno al midollo spinale è parziale. Devi correre in ospedale immediatamente. Non posso, mamma. Ho parecchio da fare adesso. Vorrei tanto che fossi qui quando uscirà dal coma. Potrebbe essere come in risveglio. Cosa? Robin Williams ha interpretato quel medico, Patch Adams, che faceva risvegliare le persone dal coma. E così erano tutti felici e contenti, però solo per un po', perché poi ricadevano tutti nel sonno profondo e i dottori asportavano loro gli organi. Va bene, ascolta, mi pare che tu stia mischiando almeno 10 film diversi. Comunque, lasciamo stare. Senti, ti raggiungo appena possibile. Ora però non ti agitare, va bene? Arrivo. Perfetto, bravo. Fai in fretta, caro. Stava parlando di Kenzie? Sì, parlavo di lei con mia madre, che Dio la benedica. Ah, splendida donna. Già. Ho avuto un colloquio interessante con lei in ospedale. Beh, convinta che Kenzie si risveglierà e che tutto andrà per il meglio. Lei non è convinto? Come no, sì, certo. Ma sono anche realista e mi rendo conto che è possibile che non si risvegli mai più. E se invece si risvegliasse? Cioè, quando si risveglierà sarà necessario aiutarla. Insomma, se avesse bisogno d'aiuto e io non fossi in grado di darglielo, io vorrei darle tutto il mio sostegno. Certo, vorrei, ma se non ce la facessi. No, questo non può accadere, è impossibile. Perché lei sarà in grado di darle tutto ciò di cui avrà bisogno per ristabilirsi. Tutto. D'accordo. Vada in ospedale. Non è necessario, resto qui al lavoro. Resti pure se vuole. Ma non si senta obbligato. Va bene. Ti ringrazio. Grazie a te. Stamattina il